Come gruppo Amici di Nicola siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento che è stato assegnato questa sera alla fondazione che porta il suo nome. Tra i desideri di Nicola Liotti c'era certamente il rilancio dell'immagine della Calabria e di Monterosso in particolare nel mondo. Noi con la fondazione abbiamo lavorato fin dai primi anni della sua nascita, abbiamo fatto tante cose che abbiamo il piacere di ricordare, a Monterosso le ricordiamo certamente tutti, mi piace ricordare certamente la Liotti Cup, ma tanti altri progetti a cui abbiamo lavorato insieme. E vorrei concludere a nome di tutti, perché ormai siamo tutti un po' in giro per l'Italia e per il mondo, con l'augurio alla Fondazione di poter portare avanti tutti i suoi progetti e di poter continuare a lavorare ancora per molti anni. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Quando è morto Nicola è successo qualcosa di straordinario e di strano, nel senso io non so, non vorrei d'altronde saperlo, che cosa è successo in situazioni simili. Però è successo che la sera stessa del suo funerale, quando noi pensavamo di rimanere soli, a continuare a piangere, insomma, a domandarci il perché di una fine così improvvisa e così inattesa, Nicola godeva di buona salute, quindi nessuno sapeva spiegarsi il motivo per cui era avvenuta questa tragedia. Ebbene, stavo dicendo, quando pensavamo di rimanere soli, a casa si è riversata una marea di ragazzi, i quali, tra l'altro, ci hanno portato tipo consolo, come diciamo noi qui in occasioni del genere, ci hanno portato la pizza con la Nutella. Era una delle cose che Nicola preferiva e mano a mano che le giornate passavano attraverso di loro noi abbiamo conosciuto l'immagine esterna di Nicola, cioè quello che amava fare, quello che gli amici, non pensavamo poi che avesse un tal numero di amici e di così varia condizione. C'erano gli amici del calcetto, gli amici dell'università, gli amici della montagna, gli amici del mare, gli amici, una marea di ragazzi, i quali non ci hanno abbandonato per moltissimo tempo, anzi più passava il tempo e più si consolidava questo rapporto che si era creato ormai tra di noi e loro, nel senso che era consolatorio vedere che attraverso di loro noi ritrovavamo Nicola e loro in noi, cioè nella mia famiglia, nelle mie sorelle, e mia madre che all'epoca aveva rinunciato a vivere già, e ritrovavano l'amico. Quindi a un certo punto, passato qualche mese, abbiamo pensato che questa esperienza non dovesse andare dispersa. Tra l'altro sia noi che loro sapevamo dei grandi progetti di Nicola per il suo futuro, no? A noi non faceva che ripetere che quando diventerò sindaco di Monterosso farò questo, questo e quest'altro, e magari lo diceva anche a loro. Io ho trovato delle carte in cui aveva già suddiviso il paese in quartieri, in sestieri, cioè un'organizzazione capillare di quello che sarebbe stata la sua immagine di Monterosso. E allora a un certo punto si è fatta avanti l'idea, si programmavano eventi, i soliti tornei, insomma a un certo punto abbiamo pensato che forse la cosa migliore era fare qualcosa che conservasse questo sogno di Nicola, e abbiamo creato la fondazione che è nata nel 1998. Proprio il 13 novembre di quell'anno, il giorno del suo compleanno. Quindi praticamente se esistono delle relazioni tra i simboli, quell'anno non abbiamo potuto festeggiare il suo compleanno, ma abbiamo fondato appunto questo istituto.
la fondazione quindi ha cercato di realizzare i sogni di Nicola. Il primo punto è proprio quello di promuovere un'immagine positiva della Calabria, di creare un'immagine positiva di Monterosso. Da allora insomma sono seguite moltissime manifestazioni, penso che quelli di Monterosso ricorderanno, il torneo, intanto si è costituito il gruppo giovani, quello dei suoi amici, che ha organizzato il torneo, ha organizzato notti bianche, festival dei bambini, dei grandi, concorsi, una borsa di studio che tuttora, quest'anno è giunta la 11ª edizione, si prepara la 12ª, in cui appunto si trattano i temi più vari, dall'ambiente alla politica, alla ricchezza, alla paura, l'organizzazione sociale, la stampa, insomma tutti i temi che Nicola ha attraversato anche nei suoi scritti che io conservo. E quindi noi continuiamo su questa scia, anche se devo dire sotto certi aspetti la visione all'avanguardia di questi ragazzi, che assieme a Nicola sognavano questo mondo migliore per Monterosso, non è stata del tutto colta.